Amici di Pupia, buonasera. Ci troviamo oggi in compagnia di Gino Pellegrino, candidato dell'Udeur nel collegio provinciale Parete Lusciano. Gino, i punti fondamentali del tuo programma elettorale? Allora, io penso che la provincia è stata negli ultimi anni, cioè ha trascurato questa zona, questo territorio. Noi abbiamo le priorità sono prima di tutto il problema trasporti. Abbiamo cioè, i bus che non sono mai puntuali, quando passano sono sempre vuoti. So che la CMS lamenta che mancano pullman, in realtà per 400 dipendenti ci sono solo 40 pullman, hanno difficoltà a mettere il carburante nei pullman e noi qui i cittadini richiedono prima di tutto quindi la puntualità dei pullman e inoltre infrastrutture. Infrastrutture stradali, abbiamo tutta la via ex Alleati che soprattutto nelle ore di punta è impercorribile. Mi sembra anche uno dei punti fondamentali del tuo programma è l'ambiente, se non erro. Sì, cioè, in questi anni tutta la provincia di Caserta e anche la regione Campania ha vissuto il problema dei rifiuti, in realtà ci troviamo le nostre stradine piene di ingombranti e amianto perché non sono stati realizzati quegli impianti necessari per smaltire i rifiuti e soprattutto i rifiuti speciali ed ingombranti. Inoltre, io voglio proporre anche un distaccamento della Polizia Provinciale per un controllo su queste tematiche, per tenere sotto controllo il territorio. È mancato il controllo sul territorio e siamo stati un po' abbandonati da questa provincia. I giovani? I giovani c'è una priorità perché prima di tutto ritengo necessario la partecipazione nella vita politica dei giovani. Nella scena politica io adesso stavo guardando i candidati del collegio, sono gli stessi che negli ultimi 30 anni stanno sulla scena politica, quindi necessariamente perché c'è bisogno di spazi socioculturali per i giovani, di spazi sportivi per i giovani, ma c'è bisogno soprattutto che i giovani siano protagonisti attivi nella vita politica. Non condivido ecco, quei partiti che organizzano o comunque che hanno un po' ghettizzato i giovani nei gruppi giovanili. I giovani devono partecipare insieme ai grandi alla vita, pure ai temi importanti della vita politica. Bisogna quindi coinvolgere? Bisogna coinvolgerli, quindi chi meglio di me pure, che sono un giovane, anche se da 15 anni che è impegnato in politica, attualmente faccio l'assessore comunale, però vedo sempre ecco, un finto coinvolgimento diciamo, di quella classe dirigente che da decenni sta sulla scena politica. Gino, c'è stata una piccola, diciamo, una piccola diatriba fra voi, cioè Lusciano e Parete per quanto riguarda l'attribuzione del consigliere provinciale. Cioè, c'è stato un attimo di... com'è questa divisione che da anni si portano le due cittadine limitrofe? In realtà questa divisione ha riguardato soprattutto il PD e il PDL, cioè i due maggiori partiti che escono fortemente spaccati da questa scelta. In realtà sia il PD, il consigliere uscente Ciardiello, è stato ricandidato nelle file del PD, ma l'esponente di spicco di Lusciano, del Partito Democratico, che è Luciano Petrillo, è stato candidato nella lista di Stellato, quindi il PD è spaccato. A Lusciano è probabile che voteranno il candidato di Lusciano e che il PD di Parete prenderà solo i voti di quelli di Parete. Però tu sei il candidato di entrambi, ti proponi di essere il candidato di entrambe le cittadine? Io mi propongo di rappresentare, voglio andare al di là delle barricate ideologiche. Non mi interessano le barricate ideologiche, ritengo che ci sia la necessità di rappresentare innanzitutto il territorio, innanzitutto il collegio, l'ho detto ai massimi rappresentanti del mio partito, non sarò partecipe a contrapposizioni di tipo ideologiche, mi interessa rappresentare innanzitutto il collegio che negli ultimi 15 anni non è stato rappresentato. Le priorità poi sono pure altre, abbiamo il problema del sviluppo e occupazione, mi sto occupando di una zona artigianale che dovrebbe nascere proprio qui vicino e la speranza è che pure con la mia elezione alla provincia possa portare avanti con maggiore forza
questo progetto. Poi abbiamo il problema delle case, noi abbiamo alcuni appartenenti dell'Istituto Autonomo Case Popolari e negli ultimi anni totalmente abbandonati dall'Istituto Autonomo Case Popolare, anche perché l'istituto risulta commissariato da più di 15 anni e abbiamo decine di famiglie che stanno in appartamenti igienicamente invivibili. E allora i problemi sono tanti. Tutti da affrontare, c'è bisogno solo di buona volontà e impegno.